questa gara forse tra i più brutti sì. di questo primo mese e mezzo di questa di questa di prime tre partite. Sì, approccio è stato brutto perché hai preso gol subito, poi non hai avuto la forza di e la pazienza e soprattutto non ti sei mosso coi tempi giusti e hai agevolato il notaresco che ha fatto una grossa partita. È ancora rimasto un po' solo Eusebi davanti, tanto è vero che ha dovuto chiudere la partita con 5 attaccanti, manca qualcosina. Noi giochiamo con Battista, Chiariota, due mezzali, quindi per caratteristiche anche offensive, non è una questione di numeri secondo me, è una questione di mentalità che deve crescere, di avere coraggio, come abbiamo fatto domenica scorsa, come la squadra ha giocato domenica scorsa, che ha tenuto i ritmi sempre alti, ha crescito in avanti. Sicuramente, ripeto, prendere gol dopo due minuti ha agevolato un pochettino il compito del notaresco e ha messo frenesia a noi che ci siamo mossi male e coi tempi sbagliati siamo stati troppo lenti e prevedibili. Mister Palladini, siamo ancora alla fase iniziale della stagione, sicuramente la squadra può migliorare, può crescere, ma secondo lei dove può arrivare questa squadra? Ma io penso che se la può giocare con tutti fino alla fine e rimanere lì davanti con le squadre attrezzate. Ripeto, per caratteristiche è una squadra che questa ha bisogno di giocare a calcio, ci prova, ma in questo momento abbiamo, soprattutto oggi abbiamo avuto delle difficoltà dovute forse anche dal campo, ma questo vale per tutte le squadre e quindi dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, abbiamo fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa e quindi sappiamo che il campionato è lungo, però ci prendiamo questo punto che è arrivato in maniera, diciamo così, arrembante alla fine per cercare di recuperare questa partita. Abbiamo chiuso con 5 attaccanti e quindi sappiamo che dobbiamo migliorare, ma secondo me la squadra sotto il profilo del carattere questo lo sta dimostrando, deve crescere a livello di gioco. Vogliamo spendere anche due parole, mister, per i tifosi che vi hanno incitato fino alla fine, forse vi hanno dato quella spinta per raggiungere il risultato? Sì, vabbè, ma questo non è una cosa che noi scopriamo adesso, lo sappiamo che ci daranno una mano fino alla fine, però giustamente loro vogliono vedere un'altra mentalità e questa da parte nostra deve arrivare il prima possibile. Mister, mi parla di un passo indietro, ma allo stesso modo è una Samp che è stata arrembante nei minuti finali. Quasi obbligatorio dire, è un risultato giusto per quelle che sono le missioni della Samp? No, ma quello di oggi? Non lo so se è giusto, perché loro magari potevano anche fare il 2-0 nel primo tempo dove è stato bravo Orsini. Poi magari noi potevamo accorciare prima perché c'era stato un fallo da rigore prima, forse su Paolini, che ammissione anche da parte di Arrigoni, che secondo lui era più rigore quello su Paolini che quello su Moretti, quindi sì, il risultato alla fine ci può stare, però noi non abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita, questo è chiaro e lampante. Un altro punto comunque conquistato senza fare un tiro in porta, in pratica in tre partite non si sono visti tiri in porta, e cosa manca alla squadra per essere un allora, pochino se più aggressiva? Parli della partita di oggi e di Atletico Ascoli ti posso dare ragione, se parli della partita di domenica non ti do ragione perché hai visto un'altra partita. Chiariota ha tirato in porta, Battista ha tirato in porta, Eusebi ha avuto due colpi di testa sulla linea di porta, era una palla sulla linea di porta pronti e via, quindi se parliamo di oggi io ti do ragione e quindi non ti posso dare torto. Se poi vogliamo fare la polemica ogni volta, facciamola. Posso? Posso. Grazie mille.